sono appena tornata dalla palestra, luogo in cui è capitato che mi è venuta una crisi di panico. Ieri? Ma non c'entra niente. In che ordine le stai raccontando queste cose? Allora, procediamo con ordine. Ieri? Allora, procediamo con ordine. Ieri? No, non è neanche ieri. Procediamo con ordine. Buondì, è lunedì. La notizia è che il problema, la guerra dei piccioni non è finita. Lo sentite? Questa è la mia cucina. Ve lo faccio vedere. Facciamo un po' di strada perché non è così vicino. Provo ad usare il microfono con l'antivento perché secondo me la cattura dell'audio è inficiata dal rumore del vento. Aspetta, quella è l'altra vicina, cioè quella più lontana, non quella accanto a me che gli ha tolti, ma quella ancora più lontana. Vediamo se riusciamo a catturare questo rumore con un po' meno di vento, eh. In realtà il posto giusto sarebbe la mia camera da letto, adesso ci andiamo, però è insopportabile anche da qua, cioè, è proprio la frequenza, perché non è solo il rumore, è il tipo di rumore che è insopportabile. Adesso basta perché c'è veramente caldissimo. Quindi questa finestra rimane chiusa tutto il pomeriggio, ma in realtà anche di notte, perché... Io lo ricomincio a sentire già da qua, guarda. Cioè, incredibile. Da qua. Perché anche l'ansia? Allora, devo essere super... centrata per non farmi venire l'ansia, ma siccome ho già l'ansia, no, perché vabbè, per una serie di motivi adesso non stiamo qui ad allungare, magari ve li dico un'altra volta, in questo momento non sono proprio centratissima. Questa cosa mi può far impazzire e quindi niente, io non posso stare in terrazzo neanche a casa mia, cioè anche io a casa mia vorrei poter fare quello che può. Le mie cose che però non posso fare perché che ansia mi fa venire questo rumore allucinante. Vabbè, vediamo, chiamiamo il condominio adesso, ci organizziamo, eh. Hola, ciao, come va? Non voglio dormire. Ciao. Mi scioglierei i capelli, ma mi fanno ancora molto schifo, non ho fatto pace con questa pettinatura. Stanno crescendo, crescono molto in fretta i miei capelli, sono molto fortunata. Però ancora non ci siamo, così forse. Aspetta, scusa, ma scusa, mi sto compiacendo della mia bellezza. Dammi un attimo. Mi dà fastidio questa riga storta che è una questione di prospettiva, ma io non accetto l'esistenza della prospettiva, ok? E questo coso, vedete come traballa? Me lo devo ricomprare, ma quest'anno proprio veramente, quest'anno quante spese ho? Quest'anno non si può fare niente, niente, non si va neanche in Sardegna quest'anno.
No, però delle spese ne parliamo domani. Oggi volevo parlare di un'altra cosa, perché sono appena tornata dalla palestra, luogo in cui è capitato che mi è venuta una crisi di panico. Un attacco di... una mezzo... una roba. Non è la prima volta che mi succede in palestra, è la prima volta che mi succede in questa palestra. Madonna, che caldo. Ma se io lo accendo un attimo, voi lo sentite? Sì, che lo sentite. Perché se apro la finestra si sente. Dobbiamo trovare una via di mezzo. Aspetta. Così è basso, dai. Dai, così si può tenere. Allora, oggi ad allenarci c'era il titolare della palestra. Credo che abbiano delle ferie i nostri coach. Quindi probabilmente quello che normalmente ci allena alle 6 è in ferie, suppongo, deduco. Comunque, non è questa la cosa rilevante. La cosa rilevante è che è luglio, fine luglio, e c'è crisi di sangue, come ogni estate e come sarà sempre. E più c'è caldo e più sarà così. Cioè, non vogliamo scuse su questa cosa qua, sarà sempre così. Sarà sempre più caldo e sarà sempre più così. È luglio, è fine luglio e c'è la crisi estiva di sangue, per cui non c'è sangue. Per cui, come forse se seguite i miei video, se li avete recuperati o se no, recuperateli. Se nel caso foste interessati potete recuperarli. Anche l'anno scorso è stato così e sarà così, di solito d'estate è così, c'è meno sangue, la gente dona di meno, vacanze, Covid, ogni anno c'è una scusa diversa, comunque in genere da sempre, da che sono viva. La gente d'estate dona di meno. Ieri c'era uno dei coach della palestra che mi ha chiesto come va e io gli ho risposto non benissimo. E poi gli ho chiesto se dona il sangue, che non è una cosa che faccio sempre. Non so, ieri mi è venuta questa roba, questa idea, doni il sangue. E lui mi ha risposto non quanto dovrei. So che è una cosa che va fatta regolarmente, io ogni tanto dono, ma non regolarmente come dovrei. E tu? Io gli ho risposto no, io lo ricevo il sangue e in questo periodo c'è una crisi perché la gente ha difficoltà a donare. E lui mi ha risposto, eh sì, c'è caldo. Che è egregia, come rispondere? Ha ragione, se muore. Quindi, questo chiaramente in me che sono già fragilina, perché appunto sto facendo esattamente come l'anno scorso, una sacca di trasfusioni alla settimana, quindi l'anno scorso, cioè l'anno scorso, venerdì scorso ero a 10, allora. Per i nuovi funziona così. Il mio corpo non produce emoglobina. C'è un video apposta dove ho spiegato che cos'è il mio difetto genetico, la mia malattia cronica. I livelli di emoglobina di una persona sana dovrebbero essere, boh, se sei donna intorno ai 12, tra i 12 e i 13, se sei uomo intorno ai 13-14, se sei un atleta anche 15. Cioè no, non media. Andate a cercarveli su Google, ve lo dice Google quanto è la cosa giusta, considerata nella media. Io sto di solito dopo la trasfusione ai livelli inferiori della media. Quando arrivo a 10 faccio due sacche di trasfusione, mi portano a 12, questa cosa mi dura 2 settimane e dopo 2 settimane devo rifare due sacche di trasfusione. Quindi scendo a 10, salgo a 12, piano piano, piano piano, piano piano, torno a 10, salgo a 12, in 2 settimane mi scendo e. Quindi se ho 10 e mi fanno un'unica sacca di trasfusione, arrivo a 11, che cosa vuol dire? È 1 grammo a settimana, dai, è facile. Devo spiegare meglio questa cosa, non sono sicura di averla spiegata. Se mi danno una sola sacca, da 10 passo a 11 e quindi dopo una settimana la devo rifare perché sto di nuovo a 10. Questo però significa anche che io mi alleno per un'intera settimana. Di solito, come sempre, mi alleno un'intera settimana mentre scendo da 11 a 10. Cioè, la prima settimana dopo la trasfusione sto scendendo da 12 a 11, la seconda settimana sto scendendo da 11 a 10. Non fa una piega. Quindi, questo significa che se il mio
coach che è un atleta e che ha minimo 14 di emoglobina non dona perché c'è caldo e insomma fa caldo, cioè è un discomfort non indifferente già solo allenarsi con questo caldo, ma lui ha 14 di emoglobina, capì? Che devo dire io che mi alleno e ho 10,50 di emoglobina? Queste sono le premesse, che è successo ieri. Comunque io effettivamente sono tornata a casa, questa cosa ci ho pensato, perché non puoi andare dalla gente a dirgli vabbè, però tu hai 14, danne un po' anche a me. Non funziona così, cioè non si può fare così, non si può. Mi chiedo perché non ci abbiano fatto con i denti appuntiti che potessimo andare a prenderci il sangue da soli mentre la gente dorme. Così non abbiamo bisogno di chiedere il permesso. Non la sto buttando in cacciara, però effettivamente a me disturba questa cosa, va bene? Parte del pensiero di ieri era: non vorrei dover dipendere dal sacrificio, dal discomfort di un'altra persona. Vabbè. Oggi, che è la seconda parte di questa cosa, non c'era lui, c'era uno dei coach titolari. Comunque, mi fa prendere il dumbbell da 10 kg. Io ultimamente, appunto, con questo caldo, questo boost, stavo usando quello da 7,5. Che sono per poca, non è tanta, dai, sinceramente, non è tanta la differenza. Però niente, vabbè, per me è pesante, gli ho detto no, ce la fai. Chiaro che ce la faccio, ce l'ho sempre fatta, cioè non è che... Vabbè, comunque l'ho fatto con 10, non è che... sono andata lenta, non è una cosa grave. Sono andata lenta, non mi ha sconvolto, non è questo che mi ha sconvolto. Chiaramente durante tutto il workout continuavo a sentirmi molto affaticata e andare lenta, cioè a rallentare e dire il problema è stato alla fine. Alla fine lui mi guarda e mi fa: hai visto che ce l'hai fatta con 10? Lì è scattato qualcosa nella mia testa e mi è venuto un sovraccarico. Sono nascosta in un angolo che non ero nascosta, semplicemente di spalle, cioè mi vedevano tutti, sono di spalle in un angolo del cortile, perché non sono riuscita a allontanarmi velocemente, non sapevo dove andare, dove chiudermi in bagno, non sapevo dove andare, non riuscivo a fermarla sta cosa, e quindi niente, ho preso della carta e sono scappata fuori in un angolo del cortile, di spalle, così io almeno loro mi vedono, io non li vedo. E ho cercato di calmarmi nel più breve tempo possibile, sono abbastanza brava, non so quanto tempo è passato, perché in quei momenti mi passa il tempo così, però almeno 5 minuti sono passati, più di 5 minuti sono passati, non lo so quanto tempo è passato, non me lo chiedete, non ho idea. E la seconda parte della riflessione era il clima di incertezza, ecco che cos'è, la disabilità dinamica, ok, è il clima di incertezza, il panico che venerdì il sangue non c'è, a parte che praticamente ovviamente ero in sovraccarico perché l'allenamento mi sovrastimola, chiaro, no? Quindi sono comunque momenti delicati in senso positivo, ma anche in senso negativo. In senso positivo l'avete visto, esco sempre che sono esaltata con una pallina da ping pong. Ma lo stesso può succedere in negativo. C'è un'apparente contraddizione fra queste due cose, tra l'essere fieri di ciò che sei e non voler cambiare. Se mi dessero la possibilità di cambiare, io non cambierei. E contemporaneamente riconoscere che ci sono degli aspetti di sofferenza anche emotiva, perché secondo me è questa la cosa più che mi tocca di più. Questa cosa dell'incertezza, del dipendere, questa roba del dipendere dal discomfort degli altri, cioè io vivo dal sangue della gente. Ora non uccido la gente per vivere, la gente vive lo stesso. però non lo so, è brutto chiedere dammi il sangue. Comunque donate. Comunque vi sto chiedendo di donare, molto brutto chiedervi di donare, donate il sangue, e se non potete donare voi, non scrivetelo a me,
Che questa è una cosa incredibile. Ogni volta ricevo un sacco di messaggi. Io non posso, non è, ma me lo stai dicendo. Ma che ne so, ma non ti devi giustificare con me. Assolutamente. Ci sono tantissimi motivi per cui le persone non possono donare. Se potete, donate. E se non potete, convincete qualcun altro ad andare a donare. Sarebbe meglio se fosse un farmaco artificiale che si trova. Che non lo devi, che si fa in laboratorio. Ma ancora non è così. Per il resto non voglio cambiare e sono fiera di quello che sono. Ora ve lo spiego meglio, perché anche questo non è che se domani trovano una cura, se domani trovano una cura che non mette a rischio la mia esistenza, perché sappiate che io ho 42 anni e ho visto i primi trapianti, ho visto le procedure, cioè ho visto tante cose, e c'è una percentuale di non riuscita in queste cose che nel tempo è sempre di più diminuita, ma c'è, ci sono potenziali effetti collaterali. Allora io non rischierei di morire pur di guarire, ecco, questa sostanzialmente. Però se mi dicessero c'è una pillola da 2 euro che tu prendi e non sei più talassemica, io vi dico, la prenderei solo per questa cosa, solo, sì, fondamentalmente solo, perché anche chi è trapiantato non è una persona non talassemica, è una persona trapiantata. Se io oggi a 42 anni non fossi più talassemica, sarei un ex talassemica e quindi mi porterei dietro tutte le concorrenze che si sono accumulate in questi 42 anni. Avrei comunque l'osteopenia, avrei comunque problemi no, perché sono compensata con i farmaci, però dovrei continuare a prendere i farmaci dall'endocrinologo, insomma sarei un ex talassemica. E quindi anche questa cosa del domani guarisco, però sono sempre talassemica, sono un ex talassemica, non cambia niente. Io sono abbastanza fiera, la sincerità proprio, di quello che sono. No, perché cacchio, potrei essere la persona migliore, non è che sono la persona più figa del mondo. Penso che l'essere cresciuta disabile mi abbia portato ad essere la persona che sono. Ci sarebbe potuto essere un altro modo per essere la persona che sono senza essere disabile? Boh, come facciamo a saperlo? Qualche rischiare. Torniamo indietro nel tempo e non nasci più talassemica. È un esperimento interessante. Chissà che persona sarei. Vorrei conservare la memoria di questa vita. Però sono tutti esperimenti teorici. Io nel frattempo mi godo l'essere me stessa, che non è niente male. Cioè, significa semplicemente andare più lentamente degli altri. Però è così. Cioè, ci sono delle contraddizioni. Cercare di semplificarle a tutti i costi per trovare una soluzione. Ah, ma allora non puoi essere fiera. Cioè, se soffri non puoi. Cioè, la sofferenza fa parte della condizione umana. Solo, questo l'ho già detto dall'altra parte, solo chi non è vivo non soffre. Gli altri soffrono per motivi diversi e ognuno ha la sua scala e le sue possibilità di sofferenza. Per esempio il mio coach, per ribadire che non era una cosa contro il mio coach, ciao Andrea, la misura è sempre sulla stessa persona, capito? Io posso dire questa cosa mi fa soffrire più di quell'altra. Se ce li ho tutte e due io, posso metterle in ordine. Se questa ce l'ho io e questa ce l'ha il mio coach, che ha l'emoglobina a 14 e non vuole donare perché sennò è stanco, non posso metterle nella stessa scala. Stanno su due schemi diversi, capito? Non si possono misurare con la stessa, nella stessa. Comprì come funziona? Non c'è una graduatoria universale della sofferenza umana. Io arrivo sempre a questi punti in cui mi confondo da sola. No, io credo che non ci sia. C'è nel momento in cui tu devi condannare qualcuno che ha fatto, certo che se devi condannare uno che ha fatto crimini di guerra. Hai capito perché mi sono incasinata così?
devi punire qualcuno che provoca sofferenza, allora c'è una scala di sofferenza. Ma un casino che mi trovo da sola le eccezioni ai miei stessi ragionamenti, capi? Perché la complessità è complessa. Comunque, sì, cioè, chi non vorrebbe essere me? Ma un sacco di gente. No, scusa, non vorresti essere me che mezz'ora fa, no, mezz'ora no, è passato molto più tempo. Passata un'ora dalla mia crisi di panico e io già rido e scherzo come se niente fosse. Ma sì, però. Ma ne parliamo mai più, mai più, ne abbiamo parlato a sufficienza. Parliamo di altro questa settimana. E là, come va? Questa è stata una settimana estremamente impegnativa, ma ho fatto poche riprese. Sono successe delle cose importanti, ma ho fatto poche riprese perché avevo sempre il telefono in mano per fare altro, cioè nel senso. Ho avuto delle discussioni interessanti su Instagram. Ho tirato su un tema, grazie a una persona che mi segue, abbiamo fatto una riflessione, insomma, si parlava di cose. L'educazione neurotipica rispetto all'educazione dei bambini autistici. E lei rifletteva su questo fatto che comunque c'è un'idea di educazione che non è un'idea. Che è un'idea più vicina all'addestramento che all'educazione. Nelle famiglie in generale, che si parla di premi, punizioni, ti metto in punizione se non fai quello che. Insomma, che c'è questa confusione fra educazione e addestramento, e condizionamento sociale, che poi è quello in cui. Quindi ho tirato su un tema enorme e ho passato 2 giorni a parlare con la gente. Quindi sono esausta, completamente cotta, perché ho avuto un sacco di interazioni uno a uno, soprattutto con persone che non la pensano come me. E chiaramente io non ho cambiato idea. Loro singolarmente, ognuno di loro ha espresso il proprio parere che co conosco, cioè non è che si va a pensare che si trattino i bambini autistici come. Che vengano maltrattati, voglio dire, che vengano torturati, che soffrano, che piangano. Nonostante ci siano anche brutte esperienze, ho collezionato anche un po' di testimonianze di brutte esperienze, ma non è questo che io credo, né quando critico, prendo le distanze da certi metodi. Non è questa la sede per parlarne, spero di raccogliere l'idea e di parlarne in un'altra sede al più presto, perché è un argomento molto caldo che sta a cuore a tantissime persone. Ma questo è un vlog e quindi c'è la mia vita di mezzo. Che cosa è successo di importante questa settimana nella mia vita? Perché ho una vita, sa? La cosa più importante di tutte che è successa è che ho avviato il procedimento per comprare una macchina nuova. La mia macchina vecchia non ha passato la revisione, cioè non può più circolare la mia macchina vecchia, quindi quella di comprare una macchina è un'esigenza che ho rimandato talmente tanto che non si può rimandare più. Questo significa che le mie prossime vacanze saranno nel 2023, cioè neanche a Natale posso fare niente. Ma ho anche comprato il telefono nuovo, che spero mi arrivi al più presto, quindi nel prossimo vlog avrò il telefono nuovo e l'ho comprato ricondizionato, come qualcuno giustamente ha suggerito nei commenti, grazie. Sì, ci avevo già pensato, non ce li avrei comunque i soldi per comprarlo nuovo. Considerando che ho dato l'acconto dell'anticipo della macchina, perché siamo proprio messi così, ma ho fatto questo passo enorme. È la mia prima macchina, cioè quante prime cose stanno succedendo. È la mia prima macchina nuova che compro io con i miei soldi, la mia firma direttamente intestata a me, la macchina che ho era la macchina di mia madre. Scusate, la mia cena è pronta. Stavo dicendo, la macchina era di mia madre e quindi l'ho ereditata da lei, ma appunto ha un'età. L'altra notizia è che sto riuscendo a consumare 50 grammi di legumi al giorno con grande successo e grande felicità mia. Sto consumando meno prodotti animali. Che
come tutti dovremmo fare, a parte che le lenticchie costano di meno della carne, come è giusto che sia. Ma non parliamo di giustizia alimentare in questo momento, né di ecologia né di veganesimo. Parliamo della mia macchina, che mi dispiacerà, sarà un fargli il funerale, però arriverà questo momento. Anticipazioni per il vlog di fra 4-5 mesi. E basta, basta, ho parlato un sacco questa settimana, un sacco di cose questa settimana. Le novità grosse sono la macchina e il telefono. E che non farò mai più, no, mai più no. Però sicuramente fino al 23 no. Ah, c'è un'altra novità, mi sono arrivate 5 multe. Le 5 multe ne parliamo la prossima settimana. È evidente che non ho capito dove sta l'autovelox. E parliamo la settimana prossima. Buon proseguimento di qualunque cosa stiate facendo. Vi ringrazio di aver visto anche questo video fino a qui. Se è la prima volta che passate di qua, ma iscrivetevi. Iscrivetevi e attivate la campanella in modo da non perdere questi importanti aggiornamenti sulla mia vita. Lo sapete che lasciarvi un commento è gratis. Lasciatemi un commento, mettete un like, è del tutto gratuito. Io vi ringrazio ancora e vi do un appuntamento alla prossima settimana o al prossimo video. Ciao!